Io lo uso perché devo. Anche non volendo, non riesco a fare a meno. C'è l'uomo in carriera che senza si sente perso e c'è l'adolescente per cui la vita è una telefonata continua, ma il dibattito è aperto e controverso. Da un lato lo studio Interphone, secondo cui non esiste una correlazione tra tumori e cellulari, dall'altro l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che indica invece un potenziale rischio cancerogeno. Direi che oramai ci sono evidenze sufficienti che l'esposizione prolungata, quindi diciamo 40-45 minuti consecutivi alle emissioni elettromagnetiche che provengono da un telefono cellulare accostato all'orecchio, aumenta per circa un'ora l'eccitabilità delle strutture nervose sottostanti. Se poi questo aumento di eccitabilità rappresenti un elemento di rischio o meno, è ancora da dimostrare. Insomma, per ora l'unica certezza è che le onde prodotte dai 5 miliardi di telefonini in tutto il mondo, quasi due a testa solo in Italia, elettrizzano i neuroni, facendoli lavorare di più. Se ci sono cellule che stanno diventando tumorali, che stanno deragliando dalla loro linea di sviluppo normale, l'aumento di eccitabilità potrebbe favorire. Al contrario, ci possono essere situazioni invece in cui addirittura queste emissioni possono avere un effetto benefico. Malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer, per esempio, l'aumento di eccitabilità potrebbe essere, non dico un fattore curativo, ma un fattore che mantiene la cosiddetta plasticità del cervello ad un livello migliore e più a lungo per controbattere l'aggressione della malattia. Studi su modelli animali hanno già dimostrato che l'esposizione a onde elettromagnetiche simili a quelle dei cellulari rallenta il rilascio di una sostanza killer, la beta-amiloide, responsabile della degenerazione neuronale tipica dell'Alzheimer. Questo invece è un esperimento condotto da ricercatori dell'Università Cattolica di Roma. Alcuni volontari vengono esposti per 40 minuti alle emissioni di due cellulari, uno dei quali finto. Successivamente, attraverso una stimolazione magnetica indolore, si producono piccoli movimenti nella muscolatura del paziente. I nostri dati ci hanno già detto che dopo 40 minuti di esposizione è sufficiente un'energia inferiore del 7%, quindi l'eccitabilità di quella metà di cervello è aumentata del 7% rispetto a quando non c'è applicazione di nessun cellulare. Cosa più interessante è che questa variazione di eccitabilità si prolunga per circa un'ora dopo che viene interrotta l'emissione delle energie elettromagnetiche. In attesa di dati definitivi e chiari, gli esperti sono tutti d'accordo nel fare alcune raccomandazioni. Allontanare la sorgente il più possibile dal cranio, quindi l'utilizzo di connessioni wifi o meglio ancora di un auricolare permette a nostro avviso di ridurre o addirittura di abbattere completamente gli eventuali rischi. Ricordare che per esempio in ambienti chiusi, per esempio in macchina, le onde elettromagnetiche per penetrare diventano ancora più incisive, ma comunque l'utilizzo deve essere razionale.